Esattamente come per il controller della settimana scorsa, nello stesso pacchetto è arrivata un'altra cosa. Beh, perché aspettare? Scopriamo subito che cos'è. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La volta scorsa vi ho mostrato questo Pro Controller della Nixie e la volta precedente ancora vi ho mostrato invece questo Joy-Con della Nixie, che è sinceramente un ottimo Joy-Con con cui mi sto trovando magnificamente, ti giuro. Quello che abbiamo qua oggi invece è un prodotto molto simile, diverso solo nell'estetica. Un altro Joy-Con targato Nixie. Come potete vedere dalla scatola, i prodotti sembrerebbero essere simili, ma come vi ho appena detto, la diversità sta proprio nell'estetica. All'interno della scatola troviamo questi Joy-Con bianchi e insieme ai Joy-Con troviamo il pezzo centrale, ovviamente bianco, un altro cavo USB-C per la ricarica e ovviamente il libretto di istruzioni. Come per tutti quanti gli altri controller, bisogna sempre lasciarli in carica dalle 2 alle 3 ore per la prima volta, cosa che per voi ho già fatto. Quindi scoperchiamoli e vediamo da vicino questi Joy-Con fantastici. Come potete vedere, questi Joy-Con bianchi hanno questa texture tipo crepa nel terreno o addirittura connessioni neurali. Ma la magnificenza non sta solo in questo. La magnificenza sta nel momento esatto in cui li accenderemo. Come potete vedere, l'effetto che fa in tutte queste venature è davvero bello. E ovviamente i Joy-Con non possono essere uno, sono sempre due. Colleghiamoli e eccolo qua, collegato bianco. Devo essere sincero, bianco inizialmente non mi ispirava, ma è veramente bello, sembra fatto apposta per la OLED. A livello tecnico questi Joy-Con sono identici a quelli che già vi ho mostrato, ma come potete vedere con delle minime differenze, non solo estetiche. E come per quello nero abbiamo anche qui i tasti sul retro da mappare. Passiamo alla prima connessione con la console allora. A differenza del Pro Controller che l'abbiamo collegato con il cavo USB-C, collegare dei Joy-Con è ancora più semplice. Stacchiamoli dalla base centrale. Ecco fatto, prendiamo la nostra Nintendo Switch e li colleghiamo. Più semplice di così non si può. Come potete vedere, sembra la versione bulcata dei Joy-Con originali della Switch. Cioè, sembra il fratello grosso incazzato palestrato. E adesso che sono collegati, stacchiamoli, rimettiamo la Switch al suo posto e facciamo la prova del 9 per vedere se sono collegati correttamente. Andiamo su cambia impugnatura, tutto si è disattivato, premiamo il tasto sincro qua nel centro, il primo è collegato, anche il secondo ora è sincronizzato. Premiamo L e R, ecco fatto, collegati entrambi. Questa volta invece parliamo delle funzioni al contrario. Partiamo subito da quella che a voi interessa di più, il cambio dei LED. Però mi sembra che ci sia troppa luce per vederli. Ok, così è molto meglio. Come potete vedere ora sono rossi. Seguendo il libretto delle istruzioni, che a questo giro è molto più sintetico degli altri, vediamo come si cambia la luce. Nulla di più semplice, è uguale a tutti gli altri controller della Nixie. Premiamo il tasto turbo sul retro insieme al tasto L3 in questo caso, oppure R3 nell'altro. Quindi tasto turbo e R3, ed è diventato arancione, giallo, verde, azzurro, blu, viola e arcobaleno, che devo essere sincero è davvero bello. Arcobaleno, sono sincero, mi piace davvero tanto. Poi teniamo di nuovo premuto il tasto T e clicchiamo due volte per la modalità respiro. Ogni volta respira è rosso e ora si spegne, poi diventa arancione,
E poi si spegne di nuovo l'arancione, e ora diventa giallo. Clicchiamo di nuovo T e di nuovo il tasto due volte per avere il respiro arcobaleno. E ora ci sono tutti i colori, ora si spegne e ora si riaccende. E clicchiamo nuovamente per la terza volta due volte per spegnere direttamente tutti i colori. Se per questo avevo fatto uno viola e uno verde, direi che a questo giro punterò più sul giallo. Non male, ma anche arcobaleno non è male, per nulla. Per cambiare la luminosità dei Joy-Con dobbiamo sempre premere il tasto T sul retro e il tasto L3 o R3. Teniamo premuto. E come potete vedere, questa è la massima luminosità. Iniziamo dal tasto turbo. Per attivare il tasto turbo dobbiamo premere il tasto T sul retro insieme a uno dei tasti. In questo caso proviamo con l'A, quindi T e A. E ora, come potete vedere, tenendo premuto l'A, la A viene spammata, mentre la B no. Ora clicchiamo di nuovo la T e un tasto e fa lo spamming automatico, come potete vedere. Clicchiamo di nuovo la T e di nuovo lo stesso tasto per la terza volta e questa funzione si disattiva. E ora invece passiamo alla mappatura del tasto sul retro. Sempre da libretto di istruzioni, per settare il tasto sul retro dobbiamo tenere premuto il tasto M, questo qua sopra, e uno dei tasti. In questo caso proviamo sempre con l'A. Quindi teniamo premuto M e A e come potete vedere ora il tasto sul retro è segnato sulla A. Stessa cosa con quello sinistro. Premiamo il tasto M e clicchiamo per esempio sinistra. E ora premendo il tasto sul retro ci dà il tasto sinistro. Se invece teniamo solo premuto il tasto M, aspettiamo la vibrazione e quello ci ha cancellato la mappatura. Una differenza che i Joy-Con hanno con il Pro Controller è che la mappatura sul retro è singola con un solo tasto, mentre su questo ne abbiamo 4 e si può mappare più di un tasto alla volta. Ed infine anche in questo video, altra funzione che la prima volta mi sono dimenticato: aggiustare la vibrazione. Quando ho provato per la prima volta questo Joy-Con, quello nero, avevo detto che la vibrazione in Mario Odyssey era un filino troppo alta, ma non sapevo che la vibrazione si può aggiustare dal controller. Tenendo sempre premuto il tasto T e il tasto su o giù, abbassare o alzare la vibrazione. Possiamo testare la vibrazione, in questo caso è al massimo. Abbassiamola tenendo premuto T e abbassiamola di 2 e la vibrazione ora è molto più bassa. Perfetto, ora sono allo stesso livello e passiamo alle mie ultime considerazioni. Ricolleghiamoli, ecco fatto. Questi Joy-Con sono chiaramente molto molto simili a quelli in precedenza mostrati. Cambia ovviamente l'estetica e alcuni tasti, come per esempio il più e il meno, che non sono tondi ma hanno la stessa forma della Nintendo Switch originale. E devo essere sincero, a questo caso preferisco come sono fatti qui, ovvero tondi, perché sono più facili da premere piuttosto che andare sul più e schiacciare con un filino di difficoltà perché sono piccolini. Cosa che ho anche da ridire su quello originale, sono molto piccoli i tasti più e meno, mentre invece la casa e il tasto per fare gli screen sono abbastanza grandi ma comunque difficili da cliccare. Ma a livello di funzionalità devo dire che non ho nulla da ridire, assolutamente. Il joystick è fatto bene, il grip è comunque molto buono, i tasti sono più spaziati e sinceramente questa cosa mi piace, perché i Joy-Con, come ho già detto, sono belli sì, ma sono veramente piccini per uno che ha le mani grosse come me, che ha già anche questo lo riempio. Ed infine testiamolo su un gioco. Basta Super Mario, questo giro facciamo Bomberman. Scegliamo il Bomberman bianco e facciamo la nostra partita. Noi siamo quello sbrilluccicante in alto. Devo essere sincero, come già ho detto, sia per il Pro Controller sia per i Joy-Con che già vi ho mostrato, questo Joy-Con è veramente di ottima qualità, è veramente fatto bene. Come ho detto, la plastica non è molle, quindi è plastica abbastanza dura, quindi anche se vi dovesse cadere comunque resiste all'urto. Il Joy-Con è reattivo e quindi non come altri prodotti che lo usi e c'hai quel millisecondo di ritardo. Cioè comunque è fatto bene e soprattutto è funzionante, cosa che molto spesso uno dice: ok, compro un Joy-Con di terze parti, magari non è il migliore che c'è sul mercato, però sai, mi serve per averne un altro. Mentre questo
Come ho vinto che si è ammazzato da solo? Mentre questo, come stavo dicendo, ha un'ottima qualità, è funzionante, ha delle funzioni comunque molto utili, tipo il tasto sul retro, comunque il turbo, e cosa bella, come ho già detto, potete cambiargli anche il LED. Come sempre, trovate qui in descrizione il codice sconto con il mio nome. Non c'è di che, assolutamente. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!